Proseguono i nostri incontri nel comune di Palagiano per tracciare un po' il bilancio dell'attività amministrativa compiuta, degli obiettivi che l'amministrazione si propone di perseguire. Beh, ho al mio fianco il primo cittadino, l'avvocato Domiziano Lasigna. Beh, nel presentare così la puntata ho parlato di bilancio, ma questo primo approfondimento riguarda proprio il bilancio con riferimento al rendiconto 2020 e così via. Beh, le casse comunali, il buono stato delle casse comunali è fondamentale, no? Per la crescita, per ogni iniziativa. Qual è al momento lo stato delle casse comunali palagianesi? Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per questo nostro incontro. Beh, sì, il bilancio rimane una cartina di tornasole fondamentale per l'analisi della stabilità, della sanità di un ente pubblico. Noi quest'anno abbiamo approvato il rendiconto 2020 con dei risultati onestamente inimmaginabili qualche anno fa. Noi siamo partiti 4 anni fa addirittura ragionando dell'ipotesi di una dichiarazione di predissesto ed oggi invece portiamo alla comunità un bilancio sano, anzi risanato. Dal 2018 noi non produciamo ulteriore disavanzo, quindi per anni ormai, 18 sino al 2020 e 21 quest'anno, abbiamo potuto in qualche modo spendere esattamente quello che è entrato, aumentando anche le entrate attraverso una serie di soluzioni. Abbiamo portato il risultato di amministrazione da 5 milioni dello scorso anno a 7 milioni e 3 quest'anno. Abbiamo migliorato gli indici, per esempio, di tempestività dei pagamenti. Noi abbiamo trovato un ente che aveva una media di pagamento di 88 giorni oltre il limite di legge, quindi si pagavano le fatture dei fornitori, dei servizi con grandissimo ritardo e questo generava evidentemente una spesa ulteriore per l'ente. Abbiamo portato quel dato 88 a 7, quindi 7 giorni oltre il limite previsto. E questo chiaramente riduce di molto. Non abbiamo fatto ricorso ad anticipazione di cassa nemmeno un giorno, anche quest'anno. Ricorrere all'anticipazione di cassa significa esporre l'ente ad ulteriori costi. Ora, tutti questi dati, che sembrano insignificanti, ma per gli addetti ai lavori sono dati fondamentali, hanno generato un importante equilibrio all'interno dell'ente, ma soprattutto la possibilità di recuperare risorse che poi abbiamo riversato sulla comunità con una serie di opere, con una serie di interventi che la comunità sta guardando, sta analizzando e devo dire sta apprezzando anche con molto piacere. Ecco, considerando, Sindaco, lo stato delle casse comunali che avete ereditato, beh, davvero c'è stata un'azione di risanamento poderosa. Sì, era fondamentale lavorare sull'aspetto riconquista di una stabilità economica, perché per anni abbiamo sempre sentito un po' quell'affermazione anche un po' banale che circola nella comunità: non ci sono soldi, non ci sono soldi. No, non è vero, le risorse ci sono, bisogna saperle intercettare, bisogna saperle gestire, bisogna evitare di emorragie di denaro su settori che potrebbero essere gestiti in maniera molto più attenta, molto più oculata, esattamente quello che abbiamo fatto quest'anno in questi 4 anni di amministrazione fondamentalmente, perché i risultati, ripeto, di quest'anno sono un po' il frutto di un percorso programmato, studiato in maniera approfondita e questo è un dato che per noi diventa fondamentale, perché possiamo dire oggettivamente che l'ente è migliorato da questo punto di vista, chiaramente grazie al grandissimo lavoro, oltre che degli assessori e dei consiglieri, proprio il grande lavoro degli uffici, una squadra di operatori amministrativi con delle straordinarie competenze che hanno in qualche modo quadrato, no, la macchina, hanno calibrato la macchina e quindi stiamo andando con molta speditezza, insomma. Ecco, proseguendo un po' l'analisi dell'attività amministrativa, abbiamo
considerato un po' gli aspetti, diciamo, contabili, ma parliamo di opere pubbliche e parliamo del cimitero. Sì, il cimitero è un tema, diciamo, a me particolarmente a cuore per una serie di ragioni che non sto qui a riassumere, ma abbiamo seguito molto attentamente l'evoluzione della gestione dei servizi cimiteriali nella nostra comunità. Usciamo da oltre un quindicennio di gestione attraverso un project financing che ha sì generato delle nuove, come dire, dei nuovi spazi, delle nuove logiche all'interno della gestione cimiteriale, ma devo dire che abbiamo da sempre rilevato una sorta di eccessivo carico ai danni della comunità, a spesa della comunità rispetto alla gestione dei servizi. E allora da qualche tempo avevamo già programmato un intervento che va ormai concludendosi, consolidandosi, e cioè abbiamo riportato all'interno della gestione municipale la gestione dei servizi cimiteriali, cioè abbiamo ripreso in mano la gestione del cimitero, scindendo i servizi cimiteriali dalla edilizia cimiteriale, per cui abbiamo affidato ad una società esterna soltanto i servizi cimiteriali, pretendendo una riduzione importante delle tariffe. Noi siamo arrivati a pagare una media di 700-800 euro per la tumulazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma. Ecco, questi sono costi che non possono gravare così prepotentemente sulla comunità. E quindi abbiamo innanzitutto rivisto le tariffe, abbiamo riapprovato, stiamo riapprovando un regolamento cimiteriale, abbiamo affidato tutta una serie di servizi pretendendo la stessa gestione dell'area definita il nuovo cimitero dall'area definita cimitero storico, che negli anni invece ha visto una distinzione netta. Se uno andava a trovare, se un cittadino andava a far visita al proprio defunto nell'area nuova, sembrava un cimitero moderno di nuova generazione, poi bastava attraversare il varco del cimitero storico, del cimitero nuovo, andando verso lo storico, e sembrava di entrare in un girone infernale. Ora, occorreva ridare dignità all'intera struttura. E poi l'edilizia cimiteriale. Anche l'edilizia deve essere gestita dal comune. I loculi devono essere venduti dal comune e devono servire a rimpinguare le casse del comune per permettere una gestione sempre più opportuna di un'area che è fondamentale, perché il nostro cimitero diventa un luogo di incontro, di serenità, di opportunità per i nostri cittadini che fanno visita ai loro cari. Un'amministrazione che si è incentrata, che ha incentrato proprio la propria attività su varie opere pubbliche. Abbiamo visto nella scorsa puntata, abbiamo parlato della riqualificazione delle piazze anche a tema. Ecco, parlando di opere pubbliche, cosa bolle in pentola? Beh, questo è l'ultimo anno di amministrazione, siamo entrati nell'ultimo anno di amministrazione e abbiamo voluto riservare alla comunità dei lavori straordinari. Abbiamo messo in cantiere per il 2021-22 la ristrutturazione del palazzetto dello sport, che rappresenta una fotografia chiara, evidente, di quella che è stata la storia politica di Palagiano. 40 anni con risorse inimmaginabili spese per una struttura che è rimasta decadente, che è rimasta inutilizzata, mai completata. Addirittura il palazzetto rientra in una delle liste presenti sui siti governativi come opere nere, cioè opere mai completate a livello nazionale. Ecco, questa vergogna volevamo in qualche modo superarla, restituendo alla comunità proprio quella dignità. Perché quando si è sempre parlato del palazzetto dello sport di Palagiano, si è parlato di quel famoso tetto mai rimontato su, di una struttura che è ormai rimasta preda di vandali e di ladri. E invece abbiamo voluto rimettere in sesto con un finanziamento importante. Abbiamo destinato quasi 2 milioni di euro e siamo in fase di affidamento dei lavori. Abbiamo voluto destinare molta attenzione alla scuola,
anche grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero e dalla Regione. Il piano triennale dell'edilizia scolastica ci permette di destinare oltre 4 milioni di euro sulla scuola media, secondaria Giovanni XXIII, Rodari, su Corso Lenne. Con un progetto avveniristico si sono presentati alla manifestazione di interesse studi di architettura di fama internazionale e mondiale, e questo è un dato importante, cioè se uno studio così importante si presta a presentare una proposta progettuale in un paese piccolo e sconosciuto come può essere Palagiano, vuol dire che si sta lavorando nella giusta direzione. Poi via San Domenico, grande progetto di rigenerazione di quella via, nonostante qualche piccola polemica, ma che trova giusto il tempo della discussione social. Per il resto la comunità è assolutamente d'accordo alla realizzazione del progetto. Ecco, questi sono i tre grandi progetti che riguarderanno e interesseranno Palagiano in questo anno che stiamo vivendo. Sindaco, parliamo della questione del conferimento di deleghe e certi equilibri politici palagianesi che sembrano venir meno, perché i cambi di casacca, i trasformismi purtroppo sono tipici anche di Palagiano. Non è esente Palagiano da questi salti della quaglia. Beh, questa è una domanda che mi coglie un po' così e mi incuriosisce molto, perché ecco, percepire quello che viene visto, no, o meglio conoscere quello che viene percepito all'esterno è sempre molto interessante. Ma io dico questo: quello che succede oltre il Movimento Civico 7, che ha permesso la realizzazione di questo nostro progetto amministrativo, ci interessa, perché evidentemente ci interessa, ma è chiaro che non entriamo nel gioco delle contraddizioni, perché abbiamo visto quello che sta accadendo al PD di Palagiano, abbiamo visto quello che succede attorno. PD che sta acquisendo soggetti provenienti dal centrodestra. A quanto si legge, un PD che è stato affidato alle cure di uomini del centrodestra o della storia della destra palagianese, persone che si sono candidate con sindaci provenienti dall'area di centrodestra, che oggi diventano reggenti del PD di Palagiano. Ora, diciamo, tutto può succedere. Immagino per i militanti PD di origine, di lunga militanza di sinistra, come si sentono? Spodestati in casa propria. Il PD di Palagiano ha sempre vissuto una storia di contrasti interni, ma quantomeno erano contrasti generati da uomini e donne di sinistra o del centro-sinistra. Oggi vedere questo scippo, io ricordo un titolo di giornale di qualche anno fa, si diceva su questo titolo, impropriamente, così per generare un po' il dibattito politico, la Signa lancia l'OPA al PD, come se noi volessimo in qualche modo conquistare il PD. Chiaramente non era nostra intenzione, se avessimo voluto lo avremmo fatto con molta serenità. Oggi nessuno parla di questo PD che è stato scippato al PD. E allora mi chiedo se qualcuno si preoccupava negli anni scorsi di una ipotesi di acquisizione come fosse una partita a risico del PD di Palagiano, perché oggi non si preoccupano di questa deviazione, ecco, della linea della direttiva PD locale. Ma ripeto, sono questioni che riguardano case altrui, è proprio il caso di dirlo. Noi guardiamo al nostro progetto, un progetto civico reale, e questa è forse l'unica nota degna di davvero attenzione politica. Cioè, la grande esperienza del Civico 7 a Palagiano ancora oggi racconta di un impegno civico reale, di gente che ha voluto sposare non una ideologia politica, ma un progetto amministrativo. E devo dire che alla luce degli anni di amministrazione, un progetto che va realizzandosi oltre ogni più rosea aspettativa, al netto di quello che i contestatori, quelli che io chiamo i quasi quattro contestatori, continuano a rilanciare, perché evidentemente sono giustamente preoccupati da questo grande risultato amministrativo che è stato il nostro percorso.